Nel mondo dei videogiochi abbiamo imparato ad amare alcuni antagonisti più carismatici addirittura del personaggio principale, ma ce ne sono alcuni che abbiamo scartato perché magari meno influenti di altri. Ma non è vero, e oggi vi dimostrerò che ci sono cattivi più carismatici di quello che possiate pensare e che avete sottovalutato in alcuni giochi o frainteso, forse perché non avete capito bene la loro storia. Cominciamo. Numero 1, Kuja. Uno dei miei capitoli preferiti, vi dirò la verità, Final Fantasy 9 non ho mai avuto il tempo di finirlo e mi sono dovuto vedere il finale su YouTube. Sì, me ne pento assurdamente. Vi consiglio di giocarlo e di finirlo, ma non spoileratevi niente altrimenti perde tutto il fascino. Uno dei migliori Final Fantasy e forse anche uno dei più sottovalutati, proprio come l'antagonista Kuja o Kuya, non ho capito bene perché non mi ricordo, che in realtà ha una storia più profonda di quanto si possa pensare. Dalla sua creazione, la sua vita è stata un intero fallimento. È stato creato da Garland per diventare l'angelo della morte. È nato come adulto, quindi non ha mai avuto un'infanzia o un'educazione per capire cosa fossero i sentimenti. Sì, era tipo un teenager più che altro, costantemente nell'età della ribellione. Garland l'ha però chiamato fallimento, creando quindi Zidane, la sua versione migliore. Ok, quindi questo povero fanciullo è nato come un fallimento, non ha mai avuto nessuno da amare e tutti volevano bene al suo fratello minore. Insomma, provate a pensare come vi sentireste voi. Beh dai, magari cercare di distruggere due pianeti e uccidere le persone che il fratello ama è un pochino esagerato. Ma se solo avesse avuto anche solo un amico a guidarlo, o qualcuno da amare, sarebbe davvero stato il cattivo che oggi conosciamo. Numero 2, Big Daddy. Ok, ok, fermi tutti, so cosa state pensando, non l'avete frainteso. Lui è proprio cattivo e non ha una storia poi tanto profonda e interessante. Insomma, è solo un Big Daddy. Ma è qui che vi sbagliate. Provate a mettervi nei suoi panni per un attimo. Siete un Big Daddy e state camminando con a fianco una Little Sister, la cosa a cui tenete di più al mondo e sapete di voler proteggere a tutti i costi. Ma ad un certo punto sentite un rumore provenire dal buio e appena vi allontanate un metro per controllare che non ci siano pericoli, venite attaccati da uno sciame di api impazzite. Cadete a terra, ma l'unica cosa a cui pensate è proteggere la vostra piccola sorellina. Quindi voltate lo sguardo verso di lei e vi alzate, ma non è finita. Ad un certo punto andate a fuoco e dopo aver sofferto cadete a terra, che intanto viene portata via in preda alla paura e le urla da una persona sconosciuta. Non potete fare niente e morite di fronte a lei che viene forse rapita. Non vi sembra proprio una bella storia triste? E non vi sembra di essere dei cattivoni a questo punto? Numero 3, Marlene. The Last of Us è forse il videogioco più vicino all'aver raggiunto i livelli di trama da cinema con una profondità spiazzante. Non solo gli scenari erano dettagliati e pieni di storie secondarie da leggere e vivere, ma anche ogni singolo personaggio del gioco possedeva un carattere e una personalità unica, come per esempio Marlene. Lei era il capo delle Luci, un'organizzazione che cercava la cura per l'epidemia che ha portato alla rovina il mondo di The Last of Us. Per salvare il pianeta, Marlene ha cercato di uccidere Ellie, l'unica immune al virus, ma ovviamente è stata fermata da Joel, che ha spaccato metà mondo per lei. Quindi anche voi avreste salvato Ellie, oppure no? È il punto di vista che il gioco fa assumere al giocatore. Ma proviamo ora a metterci nei panni della cattivaccia di turno. Il mondo è in rovina e negli ultimi anni avete visto morire ogni vostro parente, ogni persona che amavate è sparita e avete continuato a vedere gente morire e uccidere persone forse innocenti. Finché un giorno trovate una persona immune a tutto ciò, è forse l'unica speranza dell'umanità. Dovrete ucciderla e studiarla per salvare milioni di vite e lei è pure d'accordo a tutto ciò. Cosa fareste in quel caso? Ammettetelo, non rifiutereste mai e anche voi fareste di tutto per salvare il mondo. Quindi dopo tutto Marlene non era poi così malvagia. Numero 4, Saren Artarius. Ah, Mass Effect! Il primo e il secondo sono stati forse i miei capitoli preferiti, i più emozionanti in assoluto per me. Oggi però parliamo del cattivone del primo capitolo, Saren Artarius. Penserete sia solo un cattivo e niente di più, ma in realtà anche lui agiva per un bene superiore che difficilmente sarete riusciti a capire alla prima run, o comunque senza averne letto la storia. Era uno spettro Turian, quindi uno dei livelli più alti di comando. Prendeva ordini direttamente dalla cittadella finché non ha tradito tutto e tutti per i suoi ideali. Sì, diciamo che non era proprio una brava persona, usava metodi violenti per concludere le missioni, anche più semplici, e odiava a morte gli umani e la loro rapida espansione. Ma non era solo così. Si scoprirà giocando a Mass Effect che Saren aveva fatto tutto ciò solo per salvare tutte le razze dell'universo.
si era unito ai razziatori sapendo che avrebbero distrutto tutto soltanto per placare il più possibile la loro fame, ma alla fine è diventato semplicemente uno schiavo senza nemmeno rendersene conto. Piuttosto che combattere, aveva scelto un'altra strada, ma a quanto pare alla fine è morto da solo e nessuno ha mai saputo la vera storia di questo personaggio. Numero 5. Re Dodongo. Molti antagonisti nei giochi di Zelda andrebbero rivalutati meglio, perché nonostante la velocità con cui vengono raccontati risultano essere molto profondi e con una storia ben realizzata. Per esempio Re Dodongo è uno di questi. Vive da sempre nella caverna di Dodongo, nominato con il suo nome giustamente. Il 75% della zona è lava e già questo dovrebbe farvi capire a che esistenza miserabile sia legato e per tutto il tempo è costretto a mangiare rocce ed evitare la lava. E mentre sta vivendo la sua vita triste arriva un tizio che gli butta dentro una bomba e gli fa esplodere l'interiora e nonostante non abbia fatto niente viene ripetutamente colpito con una spada fino alla morte. Avanti, non ditevi che non vi sembra triste. Per un'infinità di anni ha dovuto mangiare sassi e vivere in una zona tra la vita e la morte e dopo viene ucciso dal primo tizio che capita, poverino. Con questo concludiamo, spero il video vi sia piaciuto e alla prossima gente!